argomento quello che sapete, cioè quindi la programmazione dei lavori, e io stavo aspettando un po' per fare l'appello. Vedo che Chiaro siamo abbastanza. 15, quindi posso fare l'appello. Allora, Borgia presente, Arturo Baglivo, assente, Battista Luciano, assente. Quelle che non chiamo sono già stati segnati. Fagiano Lidia, Giordano Anguilla, Natascia Mariano, assente. Occhi Neri, Orlando, assente. Pala Presidente, Giorgio, buongiorno. Pala presente. Pala presente. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Anche Giordano Baglivo Anguilla. presente, buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, Occhi Neri, assente. Orlando, assente. Rotondo. Rotondo non c'è. Tramacere. Sta qua con me Saverio, eccolo. Saverio, mi sto collegando col mio. Ciao, buongiorno. Va bene, allora magari quando arriverà qualcuno me lo segnalerà. Bene, oggi l'argomento è la programmazione dei lavori di questa commissione, considerato che sono stato rimproverato per convocare poche volte. Io le poche volte che ho convocato erano. Ora aspetto da voi. Ciao Saverio. Benissimo, rotondo. Ciao Saverio. Benissimo, Antonio, ti ho visto. Mi hai visto? Sì. Sto raggiungendo Palazzo Carafa a piedi. Battista è presente, benissimo. Buongiorno, Presidente. Va bene, allora, io sapete qual è l'ambito di questa commissione. Chiedo a voi consigli e argomenti per le future commissioni. Pasquino, Presidente, quando è possibile. Vedo che sei l'unico prenotato, benissimo. Pasquino. Sono prenotato anch'io, Presidente. Va bene, allora, io purtroppo non so perché non riesco a mi metto in coda, Presidente, dopo Pasquino e dopo collega Palavo. Però. Allora, veramente mi ero prenotata Pasquino. Allora, prego, povero. Grazie Presidente. Ritengo la sua commissione di notevole rilevanza perché abbiamo seguito i temi, ma ritengo che dobbiamo ovviamente approfondire. Per cortesia, rotondo il microfono. Quello della Cassazione. Buongiorno Presidente. Rotondo il microfono aperto, Presidente. Roberto Giordano Anguilla, il microfono a noi. Io le chiedo innanzitutto di monitorare la situazione della struttura dopo di noi. Dopo le ultime notizie sappiamo che siamo in attesa delle decisioni che ISPE assumerà. Quello che a me interessa è il piano assistenziale che ISPE dovrà sottoporci, perché non si tratta di assistenza diretta, ma si tratta di programmazione anche di un circuito, diciamo, che è assistenziale, riabilitativo e inclusivo. Quindi io chiedo di monitorare, è passato un po' di tempo, quindi vorrei che l'assessore relazionasse in commissione, in modo che noi, voglio dire, ne veniamo a conoscenza e capiamo. Perché a me interessa il piano assistenziale per gli ospiti che sono presenti in quella struttura. Primo punto. Bene. Secondo punto, no, non ho finito, Presidente. Non ho finito. Allora, l'associazione Renata Ponte, possiamo capire com'è la situazione e i rapporti
che come amministrazione comunale abbiamo con questa struttura. So che in passato c'erano stati problemi rispetto a mantenere, diciamo, sia l'aspetto logistico. Ritengo che questa associazione abbia veramente dato un contributo notevole in termini di assistenza alle donne vittime di violenza, seguendole anche sotto il percorso di tutela legale. Quindi cerchiamo di capire un po' come noi tuteliamo questa associazione. Terzo punto, ne ho parlato diverse volte, nessuno mai mi ha dato risposta. La struttura che è situata presso il Principe Umberto è quella è di gestione nostra e che dovrebbe anch'essa tutelare le donne vittime di violenza. Io vorrei un po' di dati su quella struttura, di dati certi, il servizio che diamo, quante donne, quante famiglie sono state seguite. Mi interessa sapere l'equipe da chi è formata, mi interessa capire quanto noi spendiamo per mantenere questa struttura. Ultimo punto, perché ne avrei tantissimi, ma non voglio togliere la possibilità agli altri di segnalare. Allora, una cosa che ritengo importante è il rapporto che dobbiamo avere noi come amministrazione comunale con l'ambito sociale. Non possiamo essere due diciamo livelli istituzionali separati che non interagiscono, e noi come consiglieri comunali, voglio dire, siamo anche privi di conoscenza rispetto a tutto ciò che viene attivato. Avrei tanto da dire, però mi fermo qui. Grazie Presidente, grazie colleghi per avermi ascoltato. Grazie. Presidente, sono presente. Sì, l'unico assente è Natascia Mariano, gli altri siete tutti presenti. Così. Grazie Presidente. Quello che volevo dire, la prossima commissione avrà come oggetto, quindi dopo di noi, e anche il centro polivalente di via Vecchia Carniano, perché scadrà tra poco e quindi l'argomento è sicuramente questo da trattare, perché non abbiamo notizie del centro del polivalente, insomma, non abbiamo notizie nessuno. Allora adesso c'è il consigliere Pasquino, prego. Grazie Presidente, sarò proprio velocissimo. Quello che vorrei io segnalare è il fatto che i centri sociali attualmente risultano ancora chiusi, Presidente. Vorrei capire qual è l'intenzione dell'amministrazione circa quando verranno riaperti, perché come sappiamo, come i bambini, anche le persone della terza età hanno sofferto tantissimo questo periodo di lockdown. Quindi a mio avviso adesso che la situazione sta rientrando, soprattutto dopo che si siano vaccinati, magari prevedendo chi è solo vaccinato, però secondo me bisogna agire in questo senso, perché loro proprio si lamentano, cioè c'è tanta gente che è proprio sola tra quelle persone, che quindi non davvero sta avendo difficoltà. E già diciamo nella precedente commissione alcuni consiglieri avevano preso il fatto di fare il regolamento una cosa ottima, meravigliosa, però a parte diciamo questa regolamentazione, a mio avviso bisognerebbe quanto prima intervenire per capire l'amministrazione cosa intende fare, anche perché adesso ci avviamo alle vacanze estive e non tutti di loro possono andare nei posti di villeggiatura, balneari, e quindi sarebbe opportuno consentire la possibilità di passare delle ore diciamo in serenità. Quindi se è possibile mettere questo argomento all'ordine del giorno. Ho finito, grazie Presidente. Prego, allora. Grazie consigliere, passiamo al nostro consigliere Giordano Anguilla. Grazie Presidente. Sempre presente. Come Presidente? Sempre presente. Grazie Presidente. Volevo chiedere la possibilità di avanzare due argomenti. Uno un po' più urgente riguarda un tema che lei già ha trattato come ordine del giorno nel 2021, ovvero il bando rimborso affitti. Allora, il bando rimborso affitti
ha subito un pesante rallentamento, nel senso che i rimborsi, appunto, oggetto del bando, o non sono arrivati ai richiedenti, a chi ha partecipato al bando, non sono ancora arrivati, oppure i primi destinatari si sono avuti di recente, cioè posto che la domanda, come lei ben sa, è stata fatta mesi e mesi fa. A domanda rispose il dirigente, se non erro, che per quest'anno erano cambiati i criteri di assegnazione. Non si aprì la discussione in merito, però la variazione dei criteri di assegnazione, a mio avviso, non è stata ben pensata, non è stata ben fatta. E in più, in itinere, pare che ci sia stata una variazione da parte della regione dei soldi stanziati per il bando rimborso affitti, e questo ha determinato il rallentamento che dicevo in premessa. Morale della favola: ad oggi ci sono ancora molte persone che, pur avendo titolo e diritto, non hanno ricevuto il rimborso stabilito, da che spesso sono fasce sociali, insomma, particolarmente in difficoltà. Sono dei soldi che dovrebbero essere, insomma, così dati una volta che le persone risultano regolarmente in graduatoria, con una certa urgenza. Questo è il primo punto. Il secondo invece riguarda un argomento che abbiamo fatto sempre con lei, ma l'anno scorso, anzi 18 mesi fa, perché si era ancora in presenza, e riguarda la Presidente? Sì, ci sono i microfoni aperti. Riguarda la possibilità c'è Gigi col microfono aperto, forse Gigi Valente, non lo so. iPhone di Gigi, ok, perfetto. E riguarda la possibilità di avere un incontro con il rappresentante della Caritas o chi riterrà più opportuno, per poter argomentare insieme quello che il resoconto che la Caritas fa della povertà in città. La Caritas ogni anno stila proprio un documento che racconta mese per mese, zona per zona, insomma, quelle che sono le difficoltà, i poveri e i nuovi poveri. Siccome diciamo che loro, a mio avviso, sono un termometro importante su questo argomento, riterrei utile poter avere in commissione o il o Don Nicola Macculi, che è stato nominato nuovo referente, o comunque chi riterrà lei, Presidente, più opportuno, al fine di poter discutere quella che è la relazione 2020-2021 stilata appunto da Caritas a riguardo. In più abbiamo anche un piccolo argomento a margine, non è l'oggetto, l'ordine del giorno che le propongo, però fa parte comunque del discorso Caritas. Come sappiamo, nella parallela interna di via Duca degli Abruzzi, con il collega Greco proponemmo una mozione per per questioni di ordine pubblico, in quanto là dietro, proprio la parallela di via Duca degli Abruzzi, c'è l'ingresso posteriore della Caritas diocesana. Si potrebbe pensare un'alternativa, o si potrebbe pensare una collaborazione più stretta con l'ente, onde evitare che poi il post pranzo, per capirci, o post cena, anche se lì fanno servizio di pranzo, poi non diventi motivo di bivacco e di disordine pubblico in quella zona lì. Però ripeto, questo è solo un motivo a margine. Io segnalo la possibilità di poter ascoltare insomma un referente della diocesi per parlare della relazione che ogni anno viene stilata da Caritas circa la povertà. Grazie consigliere. Io in realtà chiedo agli uffici, per quanto riguarda queste bande per il rimborso affitti, e in realtà mi dicevano che da metà giugno inizieranno, così mi è stato detto, ad erogare questi rimborsi con notevole ritardo. Per quanto riguarda invece la povertà, io penso che l'incontro non possa essere fatto solo con la Caritas. Noi abbiamo fatto una rete con le varie associazioni, forse sarebbe il caso di convocare tutte le associazioni che fanno rete. Vedremo di trovarle tutti quanti insieme alla Caritas.
Sì, perché lei comunque stila una relazione sua, ecco, l'oggetto era quello. Sì, ma può essere uno anche insieme alle altre reti. Sì, sì, va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Adesso c'è la senatrice Poli, prego. Sì, grazie Presidente. Io sono d'accordissimo con Roberto Giordano sul tema della povertà, ma non soltanto per avere un report che puntualmente la Caritas fa sulla povertà, ma per sapere che tipo di relazione c'è poi fra quel report e l'amministrazione comunale, che in base al report dovrebbe anche fare degli interventi. Quindi la situazione della povertà in città, ma cosa l'amministrazione comunale ha fatto o intenderà fare e con quali proventi per affrontare, sia pure in parte, il tema della povertà. In secondo luogo, le chiederei di avere anche un report molto preciso sulla masseria Ghermi, per sapere che tipo di accoglienza viene fatta, quanta utenza c'è stata, che criticità eventualmente ci sono, se si pensa di dover mantenere o meno in piedi quella struttura con quella vocazione che è stata data dall'amministrazione. Terzo, un report sugli interventi che a vario titolo sono stati fatti, gli interventi di assistenza nel periodo del Covid. Quali sono stati i soggetti che sono stati fruitori di interventi economici o altro per il periodo di emergenza Covid, se sono, anche per vedere se ci sono stati interventi reiterati su alcuni soggetti e ne sono stati esclusi invece degli altri che pure semmai potevano avere diritto. In quarto luogo è stato già detto della rete delle associazioni. Io ricordo che all'inizio della consigliatura io parlai di una rete di associazioni, voi mi diceste che la rete già c'era, però attualmente per noi è ancora un fantasma questa rete, perché non abbiamo mai avuto un incontro con le associazioni di volontariato, anche per sapere in termini di sussidiarietà che tipo di attività svolgono le associazioni che fanno parte della rete, proprio come in termini, ripeto, di sussidiarietà e quindi di complementarietà rispetto ai compiti dell'amministrazione comunale stessa. Poi una mia curiosità, Presidente, c'era l'amministrazione comunale aveva finanziato a suo tempo uno sportello antiusura. Ecco, io vorrei sapere che fine ha fatto quello sportello, se è un argomento che ancora è all'attenzione dell'amministrazione e se per varie vicende dovesse essere stato chiuso, se pensa di doverlo riattivare e come. Ultima cosa, il reddito di cittadinanza. Se i titolari di reddito di cittadinanza hanno avuto interlocuzione con l'amministrazione comunale per sapere se possono essere impegnati in qualche attività e in che tipo di attività eventualmente sono stati impegnati, quanti di loro, quanti sono i titolari di reddito. Mi pare che l'assessore disse un'ottantina, però insomma non abbiamo più avuto notizie in merito. Grazie. Grazie a lei. Allora, in realtà io vorrei dire che la consigliera Povero ci ha chiesto di relazionare sul rapporto tra comune e ambito territoriale, perché noi praticamente dell'ambito territoriale conosciamo poco. Io ho la vaga impressione che conosciamo pochissimo invece dei servizi sociali comunali, di quello che fa questo ufficio. Io vi elenco alcune cose che fa, poi chiediamo se è possibile poi avere qualche approfondimento. Si interessa dell'emergenza caldo dell'estate, si interessa di organizzare dei soggiorni climatici per anziani, si interessa appunto, come dicevo, della Casa Nazareth, si interessa dei trasporti per minori rom, del baliatico, che poi è cambiato, forse sì. Si interessa di rette minore per stranieri, di rette minore per italiani,
di fornitura pasti anziani a domicilio e diretti anziani per quanto riguarda le strutture RSA, eccetera, e poi si interessa di interventi per migliorare la qualità della vita degli anziani. Io suppongo che non tutti noi sappiamo queste cose, forse è il caso che cominciamo a interessarci anche per dare una collaborazione a questo, magari per segnalare nomi che non siano sempre gli stessi, può darsi che la gente non sappia che ci sono questi servizi a carico del comune. E poi ci sono anche dei contributi economici. Contributi economici una volta all'anno per una somma massima di 250 euro, almeno così ho lasciato. Adesso non so se sono diminuiti o se sono aumentati. Quindi abbiamo tante cose su cui lavorare. Io, vediamo se qualcuno ha chiesto. Prego, c'è la Patti adesso e la Manuela Orlando. Prego, consigliere Patti. Sì, grazie Presidente. Mi ha anticipato in parte sul servizio sociale comunale e la senatrice mi ha anticipato sulla rete delle associazioni. Sono due temi sui quali obiettivamente occorre puntare la nostra attenzione, ma io volevo sottoporre all'attenzione dei colleghi e alla possibilità di affrontarlo in commissione anche le problematiche giovanili, perché dopo che sono di competenza di questa commissione, perché dopo un anno così travagliato io penso che le problematiche giovanili e le politiche giovanili debbano interessarci da vicino. Se c'è una, non una categoria, ma come dire, se c'è una platea che ha sofferto tanto, un po' l'isolamento, un po' la carenza o come dire la difficoltà nella socialità, anche nella formazione, io penso che siano stati soprattutto i ragazzi. Quindi provare ad affrontare il tema, secondo me, per quelle che sono le nostre capacità, ma anche sentendo associazioni, perché no, anche di studenti, potrebbe aiutarci da questo punto di vista. E poi, sempre stando nell'alveo delle competenze di questa commissione, a me piacerebbe affrontare le problematiche del lavoro, perché assieme ai giovani le categorie produttive, ma i lavoratori stessi, hanno sofferto altrettanto. E mi piacerebbe iniziare dai nostri lavoratori, capire se e come il cosiddetto smart working ha creato difficoltà nell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti, ma ascoltare anche qui chi lavora al di fuori dell'amministrazione. Le problematiche del lavoro e le necessità che la crisi pandemica ha posto all'attenzione, secondo me, non sono secondarie nell'approcciarsi alla propria attività. Non sono secondarie anche perché è emersa in tutta la sua forza, in tutta la sua evidenza, la differenza fra lavoratori. Non tutti i lavoratori hanno avuto uguale tutela, non tutti i lavoratori hanno avuto uguali diritti, non tutti i lavoratori possono rivendicare oggi i medesimi diritti. Forse approcciarci alle tematiche del lavoro dal punto di vista delle difficoltà, non delle unità produttive, potrebbe aiutarci ad avere una visione d'insieme per conoscere ed eventualmente proporre e fare sintesi. Ecco, io penso che la terza, invece, che è molto collegata a quanto detto, e so che la consigliera Orlando e la consigliera Povero sono molto sensibili sul tema, sono le pari opportunità.
le pari opportunità che vanno declinate non più nel rapporto di genere, o meglio non solo, ma che ci devono vedere a presidio dell'esercizio delle stesse per quanto riguarda tutti i soggetti giuridici, siano essi lavoratori o imprese. Ecco, io penso che su questi tre temi, Presidente, io le chiederei, se posso permettermi, senza voler dire nulla di a titolo di censura, ma un po' di attenzione in più, in modo da poterci confrontare sui temi. Grazie. Benissimo, consigliere Patti. Io prima di passare la parola alla consigliere Emanuele Orlando, vorrei dire che nessuno si è preoccupato di chiedere qualcosa sulla casa, sulle case, sulla edilizia popolare, che è un argomento molto importante, che fa parte non solo dell'abitazione ma anche della situazione economica di queste persone. Sicuramente ne dovremo parlare, perché io l'altro giorno sono andato in zona 167A, vi giuro, ne sono uscito con magone per la situazione che c'è in quella zona, cioè abbandonato da Dio e dagli uomini. Va bene, prego, consigliera Orlando. Grazie Presidente. I colleghi consiglieri hanno già posto all'attenzione della Commissione tanti argomenti che condivido. Io vorrei aggiungere uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato peraltro anche in Consiglio Comunale e che riguarda il laboratorio per l'accessibilità. Vorrei che venisse convocato il gruppo di lavoro del laboratorio per aggiornare la commissione, soprattutto sugli aspetti che riguardano la partecipazione. In particolare in Consiglio Comunale si è detto che sono state coinvolte delle associazioni. Io vorrei sapere quali criticità sono emerse a seguito di questo coinvolgimento, quali desiderata quindi sono stati espressi. Vorrei anche conoscere gli esiti dei questionari che sono tuttora presenti sul sito del Comune di Lecce, che sono questionari di segnalazione sempre delle criticità, ma anche di segnalazione delle buone pratiche, perché conoscendo tanto le criticità quanto le buone pratiche eventualmente segnalate dai nostri concittadini, si possa aprire una discussione e si possano avanzare delle proposte come commissione anche. Tutto il resto non voglio aggiungere altro, perché tutti gli argomenti sono stati già introdotti dagli altri colleghi consiglieri. Questo è un argomento che non è stato introdotto da nessuno, per cui mi sento di sottolineare anche l'urgenza e l'opportunità di trattare questo argomento. Grazie consigliere. C'è qualche altro che deve... Presidente, mi scusi, avevo dimenticato una cosa, se è possibile, se non c'è nessuno. Prego. Vorrei anche sapere se e come funziona lo sportello immigrati. E che tipo di attività svolge, che tipo di richieste sono state fatte e che tipo di soddisfazione è stata data a quelle richieste. Va benissimo, quindi abbiamo molto su cui discutere. Presidente, posso anch'io? Certo, ci mancherebbe. Ecco, io vorrei tornare sul tema che lei ha ricordato, cioè quello dell'edilizia residenziale pubblica, ma non tanto sulle condizioni dei nostri alloggi ERP, che purtroppo tutti noi conosciamo, neanche sull'assegnazione, o meglio dire sulla mancata assegnazione dei nostri alloggi, sulle lunghissime liste di attesa. No, io non voglio fare domande in questo senso, però vorrei che lei invece provvedesse ad informarsi sulla impossibilità dei cittadini leccesi di riscattare i nostri immobili, i nostri alloggi popolari. Qualora un cittadino leccese si rivolgesse al Comune di Lecce per riscattare, come previsto dalla legge, un immobile,
possibile una casa popolare, si sentirebbe un secco rifiuto da parte del comune. Questo perché la legge prevede che a seguito di un riscatto il comune deve necessariamente provvedere alla realizzazione, quantomeno in programmazione, di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidentemente l'amministrazione di Lecce non intende provvedere in tal senso, per cui rifiuta automaticamente quanto previsto dalla legge, cioè il riscatto del proprio immobile. Quindi se lei è assegnatario, non vuole più pagare il canone, ma intende fare un mutuo per riscattare l'immobile, lei non lo può fare, perché il Comune di Lecce non glielo consente. Non consente di fare quello che invece è previsto e normato dalla legge. Quindi io le chiedo di fare una commissione avente ad oggetto questa problematica per cercare di capire se è una cosa possibile, se è legittima, se è lecita, se è fattibile impedire ad un cittadino di esperire un proprio diritto. Io spero di essere stato chiaro, perché non so come spiegarlo meglio questo problema. È un problema sentito a Lecce, perché ci sono persone che vorrebbero riscattare, ma che sono in possibilità di riscattare, mentre con gli ACP si va in automatico. Si riscatta al valore della rendita catastale di quell'immobile. Comune di Lecce invece i propri alloggi non li fa riscattare. Quindi, siccome mi sembra un tema molto importante, anche da un punto di vista della legittimità della procedura, io le chiedo di accendere un faro e di comprendere meglio cosa stia accadendo da questo punto di vista. E la ringrazio. Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Posso, presidente Murri? Prego, avvocato. Approfitto di questo intervento del collega Scorrano, perché mi piacerebbe apprendere da questa commissione quanti sono gli immobili assegnati in questi 10-20 anni passati. Mi piacerebbe avere un quadro più completo, non limitato agli ultimi anni. Grazie. Presidente, posso? Dobbiamo fare una commissione che riguardi un po' più domande, quindi va bene, sulle case popolari. Prego. Scusi, Presidente, l'argomento case popolari noi lo abbiamo affrontato, di recente, solamente che quel mattino non era presieduta da lei la commissione, c'era il collega Borgia, se non erro. E proprio al riguardo noi ponemmo delle domande che abbiamo posto tante volte, non solo nella sua commissione, ma anche in quelle controllo, congiunte urbanistica e lavori pubblici. Perché la graduatoria consta di oltre 570 nuclei familiari in lista d'attesa. Non scorre secondo l'ordine che noi vediamo, ma scorre secondo le disponibilità degli immobili. Perché se nella graduatoria ci sono dei richiedenti con un nucleo da due, si bada alla disponibilità di un immobile per un nucleo da due, da tre e così via. Quindi non è un automatico scorrimento, numerico dall'1 al 570. Però proprio per questo motivo abbiamo chiesto più volte come mai tanti immobili che sono presenti a Lecce e che potrebbero rientrare nelle disponibilità dell'amministrazione comunale con interventi a basso costo non vengono adeguati, non vengono aggiustati, non vengono alle volte basterebbe poco, una porta, una finestra, vengono segnalati dai cittadini pure. In più ci sono dei cantieri invece che sono praticamente finiti, e abbiamo portato l'esempio dei 20 alloggi in via Dalmazio Biraco, di fronte alla scuola Marconi, che non vengono ancora consegnati. E sono delle case pronte, finite, che stanno lì nel deserto e che diventano un invito a nozze, mi scusi l'espressione, per chi poi scavalca e le occupa abusivamente.
stanno lì, Presidente, chiunque può passare e vede che ci sono le case finite con una gru che oscilla, fra l'altro, che sta lì, ma non vengono consegnate. In più, sempre in quella commissione, abbiamo trattato gli alloggi di via Pozzuolo, angolo via Carafa, che sono stati realizzati con un progetto dell'allora sindaco Adriana Polibortone, che dovrebbero essere completati con l'abbattimento degli immobili che sono all'angolo con via Carafa e con il completamento di nuovi alloggi. Abbiamo più volte chiesto perché non si procede, non si completa quel progetto. Sono, diciamo, entrambe zone di San Pio, una che sta più vicino via Pozzuolo e l'altra invece sono gli immobili di via Biraco. Però sono case che potrebbero contribuire allo scorrimento della graduatoria. Poi dal dirigente, se non mi sbaglio dal dirigente, è stato palesato un cortocircuito interno nel dialogo con Arca. Questo parrebbe determinare un immobilismo ulteriore, quindi un ulteriore problema. Sono tutti punti interrogativi. Personalmente, se posso dare una priorità, mi chiedo perché tanti immobili presenti a Lecce, che con poco potrebbero rientrare nelle disponibilità del patrimonio comunale, non vengono adeguati. Perché? Perché? Perché se questo non avviene, poi è normale che è un invito all'abusivismo. È normale che poi qualcuno le trova lì disponibili, si corica dentro e poi diventa un problema di nuovo dialogare con queste persone per poterle spostare da lì. In più, e concludo, abbiamo osservato che ci sono due tipi di morosità diverse. Ci sono i cittadini che a titolo hanno un'assegnazione e che risultano carenti nella contribuzione mensile o semestrale, adesso non ricordo, credo sia mensile, per le case popolari. Oppure ci sono altri cittadini che hanno ereditato, così come la legge consente, l'immobile dalla madre o dal padre con cui erano conviventi e quindi ricadenti all'interno dello stesso nucleo familiare. E sono delle morosità che possono essere recuperate con una semestralità, con un piano di rientro semestrale o con forme simili, oppure forme di regolarizzazione nell'inquadramento della posizione del figlio o della figlia o del parente che eredita l'immobile. E questo è un aspetto. Però non possono essere equiparati questi casi con i casi invece di abusivismo di altro tipo, cioè di persone che senza alcun titolo occupano oggi stabilmente alcuni immobili. Ecco, non vorrei si rischiasse di fare di tutta l'erba un fascio. Sono due tipi di irregolarità diverse. La prima può essere inquadrabile, può essere si può ripristinare sui piani della legalità. La seconda invece è un discorso totalmente diverso. Quindi chiedo che si faccia attenzione quando si parla di abusivismo a scindere i due argomenti. Grazie. Presidente, mi scuso, posso collegarmi? Posso, Murri? Prego. No, mi collega a quello che ha detto poco fa il collega Giordano. Viviamo tutte e due nella stessa zona, quindi sono queste case murate di via Pozzuolo con via Sozzi Carafa, sono diverse palazzine. Credo che ci siano quattro occupanti in tutto il blocco, otto blocchi, piccoli blocchi, sono quattro occupanti, uno in ogni palazzina, ma ce ne sono 5-6 vuote totalmente murate. Bisognerebbe proprio analizzare, perché da circa 30 anni che stanno lì così, man mano si è andati via, però purtroppo alcuni occupano anche abusivamente. Uno solo forse avrebbe titolo, ma bisognerebbe proprio focalizzare sul punto. Se la palazzina è vuota, demolirla, dare segnali forti. Non c'è da tergiversare, bisogna farlo e farlo presto, perché è degrado, è puro degrado, totale, pieno. Grazie, scusi. Grazie a lei. Io però proprio ieri ho... Presidente, sì, posso? Ho sentito la parola, però volevo dire che proprio ieri ho visto un servizio sulle case popolari a Venezia e Venezia
ha lo stesso problema, non hai i soldi per poterli ristrutturare. Lo so, capisco. Piccolo sforzo. Era povero. Allora, mi è sfuggito un tema importante sul quale ritengo non dobbiamo perdere tempo e riguarda le risorse del recovery plan. Questo è importante. Perché dico questo? Perché queste sono concentrate sull'integrazione sociosanitaria e quindi diciamo il servizio dove i comuni hanno un ruolo centrale e integrano l'aspetto assistenziale e sanitario. Una grande opportunità che abbiamo anche per la progettazione che noi possiamo avviare dei servizi sociali, che va dalla disabilità al tema della povertà. Quindi voglio dire, qua c'è la possibilità di utilizzare risorse importanti per implementare proprio servizi ai cittadini e appunto rafforzare anche diciamo il sistema socioassistenziale nel nostro territorio. Io ritengo che non dobbiamo perdere tempo, so che ANCI sta già lavorando e sta progettando alcune cose, proprio perché i comuni debbano essere preparati. Questo è un tema che mi preoccupa un tantino, ma non riguarda solo l'amministrazione di Lecce, riguarda un po' tutti i comuni. Io non so se sono preparati, intanto vediamo noi. Se posso sollecitare anche il nostro assessore, se stiamo predisponendo una progettualità, certo il quantum non ce l'abbiamo, però capire come si rafforza il sistema sociale di competenza dei comuni, che credo venga anche ampliata rispetto al supporto che devono dare al sistema sanitario. È un tema importante, non facciamoci trovare sprovvisti da idee e da progetti o aspettare che poi ci dica abbiamo pensato questo, questo e questo. Io vorrei essere partecipe di questo percorso. Mi era sfuggito. Grazie. Non vedo nessuno. Scusi Presidente, se posso. Ho salutato anch'io veramente. Non so dove, però va bene. Luciano e poi Baglivo. Sì, molto brevemente, Presidente. No, io ho ascoltato attentamente questa interessante commissione, ma che con grande sincerità mi rendo conto che più tempo passa e più la realtà legata alla diciamo così poca concretezza di quello che poi si realizza con tutto quello rispetto a quello che si discute di cose veramente molto importanti poi si fa, tenendo conto Presidente che con riferimento a queste palazzine di via Pozzuolo, angolo via Garafa, lì noi mesi fa facemmo una commissione itinerante dove prendemmo atto, passando in quella zona, di quella situazione, di quegli appartamenti, delle condizioni oltretutto di una situazione antigienica che era esistente quel giorno quando andammo, e nulla è cambiato rispetto a quando facemmo quella commissione sotto l'aspetto igienico-sanitario. Così come parlammo tempo fa, ad esempio, dei dossi nella città, che bisognava renderli più morbidi, che bisognava... Cioè, guardate, si discutono di tante cose in queste commissioni, ma poi, purtroppo, mi spiace dire, nulla si realizza in termini di concretezza e di fattibilità. Questo è tutto. E questo veramente mi dispiace e vi confesso che mi demotiva molto nella partecipazione di queste commissioni. Grazie.
Grazie, consigliere Battista. Prego, consigliere Baglivo. Grazie, presidente. Penso che una commissione, se ovviamente ci sarà il tempo e lo spazio, vada dedicata alla gestione dei servizi sociali durante la pandemia. Mi spiego meglio. Io penso che vada visto un pochettino tutto quello che è stato il grande lavoro, per carità, che è stato fatto da tante associazioni del terzo settore in supporto alla città, per far fronte a quella che è stata poi un'emergenza nazionale. Tenendo presente che moltissimi fondi, veramente tanti fondi, sono stati dati dal governo centrale alla città, quindi sarebbe opportuno anche capire come sono stati utilizzati, se sono stati utilizzati tutti quanti, i criteri di utilizzo, se possibile, perché ovviamente durante una pandemia uno può anche fare e usare dei criteri un po' più lassi, ma poi quando si organizza deve cercare di essere un po' più stringente sul target che beneficia degli aiuti e così via. E soprattutto se questa esperienza pandemica ha insegnato a tutti noi e ai servizi sociali che bisogna essere preparati, per assistere le persone, per cercare di dare un conforto a chi ha difficoltà economiche. Questa è una delle cose, cioè io penso che vada analizzata, se mi posso permettere, e visto che ovviamente ci sono visioni diverse su tutto quello che è passato, penso che ci vorrà più di una commissione, se posso permettermi, perché è un argomento piuttosto vasto. Un'altra cosa che però è già stata sostanzialmente detta, e che io ho già accennato in qualche altra commissione, riguarda le morosità cosiddette incolpevoli, cioè ci sono parlo sempre di case popolari, ma non mi riferisco a morosità di affitti e di canoni di affitto, ma mi riferisco alle morosità, per esempio, per le utenze. Voi sapete che per le utenze condominiali, soprattutto per l'acqua, eccetera, ci sono stati dei grossi problemi e molti condomini hanno avuto delle difficoltà, per cui hanno da pagare migliaia di euro. E se voi tenete presente che sono persone che occupano delle case popolari, quelle migliaia di euro non ce l'hanno. Tra l'altro è vero che parecchi non hanno pagato, ma paradossalmente i più penalizzati sono proprio quelli che puntualmente hanno pagato le loro quote. Quindi io vorrei capire un pochettino qual è la situazione a Lecce, se si può risolvere questo problema, se si può ragionare con Acquedotto Pugliese e capire soprattutto cosa fare per quelle che sono questi residui, queste morosità delle case popolari. Grazie. Prego. Sì, ho segnato tutto, faremo sicuramente una commissione ad hoc. Altre domande? No, presidente, è soltanto posso? Prego. Avevo già chiesto un report sugli interventi di assistenza appunto nel periodo Covid, quindi siamo d'accordo con Baglivo sulla. Sì, ma non deve essere solo un report, senatrice. No, deve un report partire dal per report sapere per avere una visione futura. Certo, ma per conoscere puntualmente come sono stati utilizzati quei fondi, a chi sono stati dati, se sono stati dati più volte alle stesse persone, meno volte ad altri e tutto il resto. Ma io vorrei chiedere di questa commissione. Cosa? Controllare se i soldi sono stati spesi in giro. No, chiedo se. Presidente, non era quello l'obiettivo, era quella visione capire. Della senatrice, no, chiedo conferma, cioè se è la mia commissione che deve controllare queste cose o forse una commissione. No, ma non è un controllo, è soltanto comprendere che cosa dobbiamo controllare. Dobbiamo sapere che visione ha avuto l'amministrazione comunale nel momento in cui, avendo ricevuto dei soldi, parecchi, abbastanza, abbiamo visto, da parte del governo, li ha utilizzati, niente di più. Credo che sia un diritto dovere nostro. E, presidente, è importantissimo il rapporto con Arca Sud. Proprio importantissimo. C'è un'ultima situazione che mi è stata evidenziata ieri,
di una persona che è ammalata, ammalato lui, ammalata la figlia, ammalata la moglie. Dodicesimo nella graduatoria di assegnazione delle case popolari, Arca Sud gli assegna un appartamento al quinto piano senza ascensore. Ma non lo so, dico, Arca Sud, non essendo amministrazione comunale, non pensa che c'è una questione sociale che va affrontata, che ci sono delle esigenze, non so, un minimo, non voglio dire di umanità, ma di correttezza formale e sostanziale nei riguardi dei cittadini. Gli hanno dato poi un'altra abitazione, un'abitazione fatiscente, senza caldaia, senza termosifone, senza nulla, che naturalmente il cittadino ha rifiutato. A questo punto gli hanno detto che, avendo rifiutato due volte, lo sbattono fuori e poi se la deve vedere da solo. E siccome ha soltanto il reddito di cittadinanza, come se la vede da solo? Lo troveremo sotto qualche porticato di Lecce? Beh, allora cerchiamo di capire Arca Sud cosa fa. Non abbiamo sottovalutato il fatto che la direttrice sia andata via. Ci sarà stato qualche motivo, no? Quindi un'interlocuzione con Arca Sud, un'audizione di Arca Sud, io credo che sia molto necessaria. Grazie, Presidente. Prego. Io, se non c'è nessun altro, vorrei... Presidente, solo una puntualizzazione per tornare al discorso del bando, rimborso affitti. Spero che, come diceva lei, da giugno saranno erogati i fondi, però tenevo a specificare, e lo ribadisco, che i criteri di assegnazione e quindi di formazione della graduatoria sono cambiati, e questo vorrei che fosse oggetto di discussione, perché a mio avviso sono cambiati in peggio, per dirlo in maniera sintetica, però magari discutiamone con assessore dirigente presenti e cerchiamo di capire. Va grazie. Come vorrei rimanere nell'orario, visto che ho criticato chi ha sforato, se non c'è nessun'altra domanda, chiuderei qui la commissione. Presidente, solo per dirle che qualora lei ritenesse opportuno, io sono disponibile per fare una congiunta con la controllo mia, qualora lei lo ritenesse opportuno, solo per questo. Va bene, grazie. Io ringrazio tutti, vi auguro buona giornata. Buona giornata, salve. Domani prossimo. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao, Presidente, per l'occasione. Presidente, l'attestato, per favore, sono Mele. Grazie, Presidente, buona giornata. Buona giornata a tutti. Manuela Orlando, ha bisogno dell'attestato? No, io no. Oggi no. Grazie. Io sì, grazie. Presidente. Grazie. Arrivederci. Saluti e baci, salve.